Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Europa dai fondi alle idee. I cambiamenti climatici, ma anche l'inquinamento e la perdita di biodiversità rappresentano delle nuove sfide per il mondo dell'agricoltura, ma anche per la sicurezza alimentare. L'80% dei terreni coltivati, ma anche le fioriture spontanee, dipendono proprio dall'impollinazione delle api. Api e farfalle che sono notevolmente a rischio, ridotte di numero, e questo mette a rischio anche la sostenibilità della metà di tutti i terreni coltivati dell'Unione Europea. E di questi temi vogliamo parlare con l'ospite di questa nostra serata, Luigi Manias, che è un esperto apicoltore. Ben trovato Luigi, è un continuatore di un'antica tradizione familiare iniziata nel 1613, adesso la racconteremo, esperto apistico e anche di analisi sensoriale, giudice nei concorsi regionali e nazionali per mieli di qualità, docente nei concorsi di formazione per apicoltori. Ben arrivato! Antiogo Manias era appunto il suo avo, ci diamo anche del tu perché oltretutto è anche un collega giornalista, quindi insomma eliminiamo un po' di formalità. E quindi nel 1631 gestiva ben 146 alveari della curia vescovile, ma la tradizione della tua famiglia poi arriva a tuo nonno Luigi Olla, che è stato uno dei primi in Sardegna a introdurre l'arnia a favo mobile. Buonasera Leila, grazie per l'ospitalità da parte tua e di TCS. Sì, è una tradizione molto antica sia da parte paterna che da parte materna, ma non è così del tutto infrequente in Sardegna, dove il rapporto tra uomo e ape ha veramente delle tradizioni millenarie. Basterebbe ricordare, ed è conservato qui al Museo Archeologico di Cagliari, la piccola statuetta di Aristeo coperta di api, ritrovata intorno al 1850, segnalata dal canonico Sbano, che ricorda il nostro passato apistico millenario. E poi, insomma, la tua tradizione familiare. Sì, è una tradizione familiare antica con elementi di continuità anche su altri personaggi in epoca successiva, non solo relativamente ad Antiogo Manias, e in questo caso c'è un elemento straordinario di comunità, nel senso che in questo caso sono i canonici della cattedrale di Alesi ad affidare degli alveari fondamentali, perché in questo caso gli alveari avevano una funzione non tanto di produrre miele, no? Che oggi è diventato il leitmotiv forse anche di questa trasmissione, quanto di produrre cera per ovvie ragioni culturali. I canonici erano interessati forse ad avere candele piuttosto che vasi o orci di miele. Ed è molto interessante che mio nonno Luigi Olla fu introdotto all'apicoltura da un teologo, il viceparroco di Ales, il dottor Fausto Mazzeu, assolutamente benemerito in questa opera di diffusione di questa pratica, dove i preti hanno avuto, i sacerdoti se vogliamo, hanno avuto sempre una presenza forte. L'arnia a favo mobile, brevettata negli Stati Uniti, è opera di Lorenzo Lorraine Langstroth, un prete della Chiesa Metodista dell'Ohio. Quindi proprio per questo elemento che dicevi, cioè della produzione della cera e quindi per la realizzazione delle candele, probabilmente, chissà. Ma poi sai, come diceva Virgilio nelle Georgi, che celesti addona, quindi chi meglio dei preti? Dono divino, no? Hai citato appunto Virgilio, e quindi diciamo che l'apicoltura si sposa all'apicultura, cioè nel tuo caso questa insomma è davvero così, così propedeutica, anche perché la tua formazione è stata un po', no, pratica nel mondo delle campagne, con tutta la realizzazione appunto della pratica, no, dell'andare a prendere il miele e allevare le api, ma dall'altra anche una tradizione culturale, perché tuo nonno aveva una biblioteca apistica molto fornita, tu l'hai ulteriormente arricchita e oggi diventa una biblioteca delle più corpose proprio a livello nazionale. Sì, diciamo che probabilmente lo è, perché ad esempio la manualistica relativa alla gestione degli alveari dell'Ottocento, non dico che sia quasi completa, ma
sicuramente ben rappresentata. Gran parte di tutte le riviste, dall'apicoltore all'apicoltore moderno, sono presenti quasi a collezione completa. Un centro di documentazione peraltro integrate da fonti documentarie, come ad esempio i primi anni dell'Istituto Nazionale dell'Apicoltura, delle fonti archivistiche, insomma decisamente importanti, i primi anni dell'Associazione di Incoraggiamento dell'Apicoltura, fondata da Visconti di Saliceto a Milano, no? con l'afflato risorgimentale e postunitario, no? Della riforma, e della, insomma, con tutte queste suggestioni nobili erano infatti anche della migliore schiatta meneghina, anche i fondatori dell'associazione. E quindi diciamo che ci sono, ad esempio, c'è anche una collezione di ex libris xilografici dedicati, forse la più consistente in Europa, dedicate alle api, no? Fumetti. No, insomma, un po' di tutto. Insomma, un po' di tutto. Multidisciplinare. Sì, multidisciplinare, come giusto che sia oggi un fondo documentario, a cui abbiamo dato il titolo da una celeberrima bibliografia, celeberrima, insomma, le bibliografie non sono mai celeberrime, da una bibliografia di questo amico purtroppo scomparso, che è Marco Accorti, che si chiama Le api di carta. Ah, perfetto, adesso vediamo questa clip che documenta appunto la tua passione per il miele, ma anche per la cultura in genere, e vediamo questo video che ti ritrae all'opera. Credo davvero che non sarei stato affascinato dall'apicoltura senza la mediazione del libro. Perché occuparsi di alveari, almeno nel mio caso, è stato determinato dalla lettura dei vecchi manuali, riviste di apicoltura di mio nonno. Insomma, sono forse più apicultore che apicoltore, no? Non è casuale forse che poi col tempo ho arricchito la iniziale biblioteca di mio nonno per costituire un'autentica biblioteca apistica che oggi è una delle più consistenti d'Italia. Quindi senza il libro forse non ci sarebbe stata neanche per me questa fascinazione profonda per l'apicoltura. Oh 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 oh. Eccolo qui. L'Egloghe di Virgilio. Questo è un libro fatto con una splendida carta a mano. Eccola qui, che bella carta, rugosa, fatta di canapa, robusta. Le georgiche sono l'espressione della sensibilità di un figlio di contadini, anzi si dice che Virgilio fosse addirittura figlio di apicoltori. È il quarto libro delle georgiche che è proprio dedicato all'apicoltura. Il contagio è avvenuto in questa circostanza, il contagio verso il documento, il contagio verso la carta, e però viaggiava di pari passo con la passione per l'apicoltura. Quindi queste due passioni in realtà erano tutt'uno, non erano due cose separate. Era un unico orizzonte di piacere. E dal 1987, come socio fondatore, avete creato Api Aresos, che è la più importante associazione di apicoltori sarda, che ha sede a Odoristano. E tu, sino adesso, sei stato direttore tecnico. Al 1 marzo di quest'anno hai curato proprio la formazione dei soci. Poi, essendo, come abbiamo detto, collega giornalista, alla fine ti occupi un po' di tutto, anche del sito, del blog. E chi meglio di te? Sì, questo è vero, socio fondatore all'atto notarile del 15 maggio 1987, prima con funzioni di segretario, quindi diciamo soprattutto un'attività prettamente esecutiva, non strategica né tantomeno ideologica, ovviamente avendo a che fare con una prassi agricola, quale può essere l'apicoltura. Sino al 1 maggio Api Aresos sta facendo un percorso di rinnovamento, ed è giusto che dopo 37 anni, in altra epoca 37 anni si era nonni, quindi è giusto, insomma, lasciare spazio, come si dice, per utilizzare un light motive consueto, spazio ai giovani. E poi tu sei anche presidente del Consorzio Apicoltori Sardi dopo Miele, sei stato dal 2001 al 2016, e poi veramente tantissimi incarichi che non stiamo neanche a citare, ma anche vicepresidente degli ambasciatori mieli italiani.
di cui attualmente sono consigliere. Sì, è un'associazione a livello nazionale che svolge dà un fondamentale apporto alla promozione del miele a tutti i livelli, no? Con iniziative straordinarie, basta ricordare API Didattica, no? Che è proprio un momento e un evento fondamentale sulla didattica apistica, quindi per chi l'azienda apistica l'ha sposata alla multifunzionalità, cioè fattoria didattica e fattoria sociale, in termini di sostenibilità economica diventa certo. Quasi un must, API Didattica diventa un riferimento ineludibile, no? Per un processo di formazione importante. E adesso vediamo in quest'altra clip la maestria, ma anche la passione che tu metti nel tuo lavoro, e si vede semplicemente quando separi la cera che ricopre il favo e quindi lì racconti davvero in maniera esemplare la magnificenza di questo oro giallo, insomma. E vedremo anche accanto a te la centenaria Verina Olla, che è centenaria, la più longeva apicoltrice che abbiamo in Sardegna, è stata pluripremiata. L'abilità sta, con questo movimento ondulatorio, di riuscire con un colpo solo a togliere un intero strato di cera che va a ricoprire il favo. E senti questo quasi sciacquio, allora la sensazione è quasi di perdizione. La disopercolatura sembra che abbia a volte quasi una connotazione ipnotica. Pieno, strapieno, completamente opercolato. Ecco i favi ideali, no? C'è una leggenda diffusa che l'apicoltore sia uno sdegnoso individualista. Per quanto mi riguarda, lecito anche ancora pimpante 94enne, cioè chi mi ha avvicinato all'apicoltura, la figlia di Luigi Olla, Verina Olla, ad aiutarmi, adesso forse non con la stessa capacità, la stessa resistenza, la stessa forza di un tempo, però sempre con contributi importanti. E adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma continuate a stare con noi. E siamo tornati in studio, ben ritrovati, sempre con Luigi Manias, un apicoltore insomma di grande tradizione anche familiare, come dicevamo. Io sono molto affascinata dal mondo delle api, ma quali sono i segnali che vanno interpretati? Perché immagino l'ecosistema interno sia molto delicato. Proviamo a raccontarlo. Partirei con una frase di Francesco Bacone, no? Che diceva che per capire la natura bisogna sottomettersi. Quindi, a lei. Quindi non sottomettere la natura, ma l'uomo che... Per noi rimane una condizione assolutamente problematica, come hai detto giustamente tu, imperscrutabile. Tu pensa che la società delle api, e il termine mai fu più proprio, anche perché la società degli uomini non è che stia dando prova di grande, no, sapienza, quantomeno. E la poca cooperazione, soprattutto a differenza delle api. La società delle api ha 90 milioni di anni. Così come strutturata, l'ape mellifera o anche altre, soprattutto l'ape mellifera, quella che ci interessa, o mellifica più che mellifera, è così da 90 milioni di anni. A Piaresus, ad esempio, parlerà, permettimi,
perché giusto mettere in evidenza un'attività insomma ultra trentennale svolta di Appireso sul orizzonte della formazione, presenterà a Ghilarza, al circolo di lettura di Ghilarza, un interessantissimo lavoro di Giovanna Salvatore, una giovane dottorata che ha lavorato sul genoma dell'ape sarda, facendo tutta una serie di prelievi, perché una cosa che forse è giusto dire, che si parla di api in maniera forse un po' indiscriminata, ma esistono tante api, tante sottospecie di api, e la Sardegna, no? Che è un unicum dal punto di vista della biodiversità, ha anche una biodiversità apistica. Io poi d'altra parte sono anche l'estensore della Carta di San Michele d'Adige, che è un importantissimo documento redatto da gran parte del mondo apidologico, quindi dall'Accademia insomma italiana, a tutela della biodiversità apistica. La biodiversità è ricchezza, e anzi la biodiversità è una necessità. Se no, niente zucchine, niente melanzane, sì, niente pomodoro. Ricordiamolo, insomma, ne va proprio della sicurezza alimentare. Niente mele, tutti prunus, niente mandorle. E quindi come si fa a riuscire a interpretare un po'? Impossibile, oppure un apicoltore esperto riesce? Ma guarda, c'è una frase a capire se le api saranno più o meno aggressive. Benissimo. Come andrà, insomma, guarda, io la stagione. Riporterei una frase di un apicoltore della Gallura, no? Che è interpellato da un collega che gli chiedeva com'era andata la annata, sembra che così si sia espresso. Ah, benissimo, sono 35 anni che ho fatto apicoltura e anche quest'anno non ho capito un emerito, niente, insomma. Quindi grande volatilità, potremmo dire. Per usare un eufemismo. Il problema è oggi, in un contesto come questo, con delle patologie endemiche, pensiamo alla varroa che è arrivata in Sardegna, pensavamo di essere l'isola felice, impermeabile, non siamo per niente un'isola felice, non siamo per niente un'isola impermeabile, no? È arrivato questo acaro che fu scoperto nel 1906 nell'isola di Borneo, quindi tu immagina cos'è stato. È arrivato anche da noi. Cos'è stato il secolo breve, come diceva Hobsbawm, no? Insomma, e quanto tempo. C'è in ogni alveare. C'è in ogni alveare, forse in qualche sciame disperso, insomma, nelle poi zone resistenti. Poi ci sono i cambiamenti climatici. Ci sono i cambiamenti climatici. Chiunque ha superato i 20 anni li percepisce quasi a livello epidermico, cioè chi ce ne ha di più. Queste ancora temperature così elevate, l'abbiamo visto lo scorso anno, che ha comportato una moria spaventosa di alveari, soprattutto nel sud della Sardegna. Non siamo neanche un'isola così pulita. No, bisogna dire, perché c'è ancora una grande sacca di agricoltura convenzionale che non va di pari passo, no, con lo sviluppo dell'apicoltura. Per cui le zone cosiddette marginali sono ovviamente quelle più vocate all'apicoltura. A volte ci possono essere, perché sembra che qui, come possiamo dire, le variabili siano esogene, e forse anche delle componenti endogene, forse da parte degli apicoltori ci può essere anche, sebbene ci sia una volontà straordinaria, e il mantenimento della biodiversità, certo, non è garantito solo dalle api, è garantito dagli apicoltori, soprattutto dagli apicoltori, che in questi contesti, no? Anche dal punto di vista del mercato, probabilmente ci torneremo su questo punto, continuano a insistere a fare con grande dedizione, con grande sforzo, con grande sacrificio questo straordinario lavoro. Tu che tipo di mieli produci? Quelli che esprime il territorio, le fioriture che vanno dalla sfodelo alla sulla, al cardo, l'eucalipto, che è diventata quasi una pianta autoctona, così diffusa, come tu ben sai. Insomma, la prima attestazione dell'eucalipto è nel orto botanico dei Manca di Villahermosa, Utta, 1803. Non è poi ad Arborea, abbiamo insomma ovviamente la grande esplosione e l'affermazione di questa pianta straordinaria, che per noi rappresenta una risorsa enorme. Tu esporti anche negli Stati Uniti, e quali sono i mieli più richiesti? Ma i mieli che più marginali, diciamo così. Quelli più di nicchia, potremmo definire. Sì, 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 esattamente. Ad esempio il corbezzolo sicuramente è fra questi. Mentre nei paesi esteri comunque di esportazione il miele sardo viene particolarmente apprezzato e viene particolarmente remunerato, in Sardegna abbiamo, e ci caliamo sul nostro territorio, grossi problemi. Perché se è vero che per riuscire a produrre, quindi come costo di produzione, un
chilo di miele ci vogliono, diciamo, 13 euro per poi venderlo a 12 euro, è evidente che diventa antieconomico. Questo è assolutamente vero, il dato che tu hai fornito è tratto in questo caso da una dotta relazione di Concetta Cardillo, che è una ricercatrice del CREA, che su un progetto molto importante che si chiama Honey Cost ha rilevato questi dati, che poi potranno essere anche sicuramente ritoccati, ma i costi di produzione nell'azienda apistica si sono innalzati vertiginosamente. Pensiamo semplicemente al carburante per i mezzi per la transumanza, no? Questo potrebbe essere. Ma questi sono legati così, sì, produzione, energia elettrica. Sì, ma anche ad altri elementi, assolutamente anche insomma, la conduzione, insomma, la condizione di belligeranza pervasiva nel mondo, certo che non rende. E sono circa 52.000 e passa, 150 per l'esattezza, insomma, gli alveari nell'isola, più o meno, se dovessimo calcolare una media per impresa, sono circa 50, giusto? Sì, si può obiettare che questi sono dati anche da ritoccare, ma non cambia l'elemento di tendenza, cioè che la dimensione dell'azienda apistica è risibile e non può ovviamente... Stiamo togliendo gli hobbisti ovviamente. Stiamo parlando delle imprese commerciali. Delle imprese commerciali. Quindi quelle ovviamente registrate e tutto. Ovviamente con questi numeri non credo che si possa far campare una famiglia. Forse neanche il singolo apicoltore, perché dobbiamo anche pensare che il 98% in Italia delle imprese agricole sono imprese individuali. Però io non voglio pensare che la produzione del miele in Sardegna diventi soltanto una piccola integrazione al reddito, cioè mi piacerebbe pensare che diventasse il motore principale di sostentamento di un'intera famiglia. Ci arriveremo. Che cos'è che manca oggi, Luigi? Tu hai ricordato che sono stato presidente del Consorzio Apicoltori Sardi, che aveva una finalità, cioè la denominazione di origine protetta. Io poi ho dato le mie dimissioni, ma per una raggiunta consapevolezza. I tempi che si stavano allungando a dismisura per l'approvazione di un regolamento, ma non solo quello, ritengo che questo strumento non sia certamente sufficiente e che probabilmente l'azienda apistica non possa assolutamente puntare solo sul miele. Innanzitutto la prima cosa che dovrebbe succedere è che gli venga riconosciuto quello di cui abbiamo parlato, di cui tu hai parlato all'inizio, cioè l'attività di impollinazione per il mantenimento, certo, di un patrimonio vegetale unico come quello sardo. Quindi maggiore attenzione su appunto un settore, un comparto. Devi in qualche misura dare la possibilità di sopravvivenza all'azienda piccola, certo, riconoscendogli questo servizio che da sempre ha erogato in maniera gratuita. Ma questo servizio è fondamentale per la sopravvivenza della specie umana. Assolutamente. Non per la produzione di miele, di polline, di propoli, di pappa reale, né fattoria didattica, né fattoria sociale, né agriturismo e quant'altro. Cioè tutta la multifunzionalità che c'è attorno alla conduzione primaria. No, bisogna riconoscere la funzione, e questo anche il Parlamento europeo l'ha fatto. Poi, insomma, bisogna... Sì, adesso ci sono varie direttive. Sì, ci sono varie direttive, ci sono tanti progetti, insomma. Però a livello regionale, se dovessi tu e volessi chiedere qualcosa, anche utilizzando una parte del PSR per settore. Innanzitutto le scelte sono sempre scelte politiche, no? Prendiamo il programma esteso della grande coalizione, no? Vincitrice. Ci sono 15 ricorrenze relative alla biodiversità. Ci fosse un riferimento all'attore principale del mantenimento della biodiversità, che sono gli insetti impollinatori e ovviamente l'ape, no, se lo sono dimenticati. A me ricorda quella battuta, insomma, per alcuni versi simpatica, no, dello zio che vede il nipotino, che insomma non è così assiduo nella scuola, e gli dice: ma tu non dovevi essere a scuola? Il bambino si porta innocentemente la mano sulla fronte e dice: sbadato. Ecco, mi sembra che per alcuni versi, insomma, ci sia stata una sbadattaggine, ma... Adesso vedremo. Ma però, no, questo. Ma è l'ultima occasione. Se tu non hai scritto niente, se tu non hai fatto il punto, benissimo, costruiamo. Ex novo, no? Insomma, quindi voi siete assolutamente come disponibili a fornire qualche utile indicazione. Ultima indicazione, quindi ci siete, insomma, abbiamo lanciato anche questo appello alla nuova giunta, prossima, alla nuova giunta, e quindi, insomma,
insomma, ci auguriamo davvero che qualcosa, un'attenzione in più venga messa anche nel settore dell'apicoltura. E io ringrazio Luigi Manias per essere stato qui con noi, è stato davvero piacevole sentir parlare di api con questa grande competenza. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori e telespettatrici per essere stati qui con noi anche questa puntata. Vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle 20:30 e sempre su questa rete Telecosa Smeralda.